Oggi una grande opportunità per il Carnevale di Fano. Siamo a Bruxelles al Parlamento Europeo e grazie all'onorevole Mussolini che ci ha ospitato abbiamo avuto la possibilità di parlare all'Europa, di condividere le problematiche e le potenzialità di questa grande manifestazione che non è di Fano, non è della Regione Marche, è di tutta l'Italia, è di tutta l'Europa. Quindi abbiamo avuto anche la possibilità di verificare se ci possano essere fondi europei da poter spendere sul Carnevale e abbiamo capito che ce ne sono, quindi ci adopereremo perché al Carnevale di Fano arrivino dei fondi perché diventi sempre più internazionale. Un'importante opportunità per il Carnevale di Fano, innanzitutto perché si è presentato qui al Parlamento europeo con anche la presenza di giornalisti e di tecnici che possono conoscere meglio la nostra manifestazione, ma poi la possibilità di crescere con i bandi europei, ci sono tanti finanziamenti, abbiamo conosciuto persone con le quali possiamo collaborare per andare anche a ricercare nuovi fondi e pensare alla crescita del Carnevale e poi sensibilizzare in questo caso l'onorevole Mussolini che ci ha ospitato, ma anche gli altri onorevoli che incontreremo anche nelle prossime ore, sensibilizzarli perché anche il tema del patrimonio immateriale UNESCO è un tema fondamentale per il Carnevale e la candidatura va portata avanti fino all'ottenimento di questo risultato.